Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Nuova notizia dell'ultimo minuto su Call of Duty Black Ops 3. Perché Activision e Treyarch proprio pochi minuti fa hanno annunciato tramite il profilo ufficiale Twitter di Call of Duty un'interessante novità per il multiplayer di Call of Duty Black Ops 3. Questa novità arriverà nel weekend, infatti partirà domani 29 aprile e terminerà lunedì 2 maggio e sarà incentrata sulla mappa Nuketown. Avete capito bene perché sarà attivata una playlist che prende il nome di Playlist 24/7 Nuketown che ci permetterà di giocare tutte le modalità sulla mappa Nuketown. Quindi noi lanceremo questa playlist, uscirà sempre la mappa Nuketown e ovviamente ci saranno due modalità più quella che ovviamente possiamo scegliere casuale da poter giocare su questa mappa. Ottima iniziativa soprattutto per gli amanti di questa mappa che, per chi non lo sapesse, è il remake di quella presente su Call of Duty Black Ops 2. Ovviamente molti di voi rimarranno delusi da questa notizia, più che altro dal fatto che si attendevano anche per questo weekend i punti doppi, però peccato niente punti doppi in questi weekend, ci potremo comunque divertire sulla mappa Nuketown con questa nuova playlist 24/7. Ovviamente rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.